successo, Materazzi rilancia il portoghese Abel Xavier, che ha superato l'infortunio al ginocchio e fa debuttare in Serie A Parente. Nella Lazio a punteggio pieno, dopo due giornate in campo Boxic, in panchina Casiraghi. Dirige l'incontro Braschi di Prato, riprese dalla squadra eterna 2 di Bari, in regia Anna Cristina Giustiniani. Prima occasione per la Lazio al primo minuto, signori, ma in fuorigioco sul lancio di Rambaudi. Seguiamo questa azione da Boxic a Rambaudi, che entra in aria, tenta la finta, poi contatto con Ricci, la palla termina a fondo campo. Rivediamo l'azione con Rambaudi che cerca di superare Ricci, poi accentua la caduta, visto bene l'arbitro Braschi. Ancora la formazione laziale in avanti, il cross di Boxic, arriva signori a volo, tiro fortissimo ma anche molto alto. Si fa vedere in avanti il Bari, palla per Anderson tra due avversari. L'arbitro lascia proseguire, angolo di signori, siamo al 42esimo, Winter e la Lazio accorcia le distanze. Probabilmente Fontana, vedete, protesta, è stato disturbato dal suo compagno di squadra Sala e da Boxic. Vedete, Fontana non riesce a parare e Winter, ben appostato, mette in rete. Intervento falloso di Gottardi su Protti e Gottardi alla seconda ammonizione viene espulso. Termina così il primo tempo, 2-1 per il Bari. Con le immagini siamo giunti al terzo minuto della ripresa, in azione sulla corsia destra Parente, effettua il traversone molto lungo, Protti di testa, il gol del 3-1 per il Bari. Ancora Protti, tripletta per Protti, rivediamo l'azione, il traversone di Parente molto profondo, l'incornata precisa di Protti che batte Marchegiani. Signori, dalla distanza, tiro tesissimo ma che termina sul fondo. Winter per Boxic, Boxic tutto solo, Fontana riesce a rimediare con il corpo. Da signori a Boxic, ancora Boxic, Casiraghi è entrato al primo minuto della ripresa al posto di Rambaudi e Casiraghi accorcia le distanze, 3-2. Rivediamo da Boxic a Casiraghi che tocca d'interno, nulla da fare per Mangone che ha cercato il salvataggio in extremis. Ancora in azione Boxic, siamo al un minuto dopo, intervento di Ricci, l'arbitro Braschi concede la massima punizione. La Lazio ha l'opportunità in 10 uomini dalla fine del primo tempo per l'espulsione di Gottardi di riportarsi in parità, dal 3-1 alla possibilità alla Lazio di riportarsi sul 3-3. Sul dischetto Beppe Signori tira ed è gol, il 3-3 della Lazio. Si dispera Fontana, tiro centrale di Signori. Siamo giunti al 25esimo, doppia sostituzione nel Bari, escono Parente ed Anderson, entrano Gautieri e Guerrero, anche nella Lazio escono Boxic e Signori, le due punte ed entrano Piovanelli e Bergodi. Un atteggiamento di cautela questo di Zeman, che manda in campo un centrocampista e un difensore al posto di due punte. Piovanelli in azione, si salva ancora il Bari con Fontana. Casiraghi effettua il cross, Casiraghi per Piovanelli, contatto con Ficini, l'arbitro ben appostato lascia proseguire il gioco. Casiraghi indietro, siamo al 48esimo, Di Matteo, gran tiro che si perde sul fondo. E si conclude così la partita, bella partita ricca di spunti, 3-3 tra Bari e Lazio. È tutto, linea Galeazzi.